Salve a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale. Procediamo con Until Come erano rimasti i nuovi capitolo? Mi pare che era l'ottavo. Eh sì, rivelazioni, poi il nostro amico lanciafiamme. Dawn. Il nostro amico lanciafiamme. Esatto. Buongiorno. Zitto! Cos'è quella cosa? Cosa questi? E vattene da qui! Subito! Hai detto che voleva darti Aia! Sarebbe stato bello se la beccare un altro punto! Ma non è la voce dell'analista. Merda! No. Cazzo! Però sai anche il fazzoletto, può essere che. E se fosse un cazzo di nativo americano? Ma Con perché? tutte le cose che ci sono qua. Sì! E il totem, Beh, ma la vecchia può essere, miniera. può anche essere. Potrebbe Non essere ci una sto più sorta capendo di. un cazzo, cioè va. Perfetto. Però se l'avesse beccato nella patata. Non si dice! Ho detto patata, Allora. non era volgare. Insomma. Patata e patata. Certo, mi ha fatto male. Bene. Che cattivo. Sul retro, Bill Bates, squadra di istruttrice Northwest Mines, Alberta. Ehi Billy, sono stata benissimo, vieni a trovarmi se passi da Calgary. Loretta, baci. Può essere che Billy sia quello con il nostro amico lanciafiamme. E poi ci sono sempre le 3X sotto, se io ho constatato. Va bene, che fanno le cose zozze. Tutti zozzoni e poi lui si la mette tipo Dobbiamo. patata. Di là. Miniera di Blackwood, quest'area della miniera ha subito di recente un crollo strutturale. Contattare il caposquadra Tanner. Fare riferimento alla mappa 7A3 per maggiori dettagli. Ok. Buttati che è morbido! Ma tu che razza di sprego ha sul ginocchio? Prima si era mezzo ammazzata sta cretina. Capisce un cazzo, non capisce. È bello questo gioco perché non si capisce un ca. No, qualcosa si capisce. Però. Miseria. Io non ci sto più già capendo un cazzo perché qua troppi colpi di scena. Troppi! No. Devo capire la logica di questo gioco, anche se penso che la logica sia andata a farsi fottere bene Cioè, ti. anni luce fa. Più che altro ti spiega una roba Poi ne e fa ti mette un'altra. tre dubbi. Te ne spiega una, te ne mette tre. Luce. Mi sa che quello di prima era un gol. Era gol. Okay. Deve essere questa la strada. Ok. Devi strisciare la volta. Bravo. Dai una bomba all'ultimo. Non farti domande e corri. Che già mi sono cagato in mano prima. Mamma mia, che cazzo è? Che schifo è. Dai. Destra, perdino. Cose che non sono mutazioni genetiche. Non lo so, andiamo via. Dai. Occhio. Respira, vomita. Non esiste. Cioè, se mi date questo, state notando che sono immobile perché proprio evito anche di respirare pur di non fare casini. Merda. Merda. Una volta che ne ho mancato uno.
In realtà avrebbe solo dovuto fare un altro barile, credo. Andiamo! Grazie, grazie. Giù! Non lo sapevo! Cosa volevo fare? Come è andata? Salta! Merda! Merda! Sì? Merda! Ok! Infatti, fa qualcuno! Faccelo! Chiudi, fai qualcosa! Chiudi! Ma non starci dietro, cretino! È legno! Ma non so, raga, per carità, oddio! Ma porca di una troia! Ok, vai, vai! Cappa! No, eh! Poi! Porca troia! Dovevo morire nel momento in cui andava a sbattere. Come non siamo salvi? Porca di una Eva, ma che cazzo sono quelle cose? Non lo so. Gollum. Forse erano quelli che ricorrevano per forza. Tipo vampiri. Vedi, spiega una roba della serie, è stato Josh. Vengono fuori queste creature, che cazzo sono? Merda, che c'è adesso? Fatemi entrare, fatemi entrare! Facciamola entrare! Chiudi la porta, oddio, chiudi la porta! Emma, stai bene? Non credevo, ce l'avrei fatta! Urlavi a squarciagola! Come stai? Hai un'aria terribile! C'era qualcosa! Dov'è Emma? Dai, vieni a sé! C'è qualcosa là fuori! Siete separati! Un mostro, è un cosa? Mostro! Aspetta, voglio sapere che cazzo sta succedendo qua. Che stai dicendo? Ho detto che c'è qualcosa là fuori. Ma cosa? Calmati, era Josh, ha fatto tutto. No, ascoltatemi. L'abbiamo legato, non può farti niente. No, era dietro di me e non era umano. Aspetta. Cos'è successo? Em, puoi dirci che cosa è successo? Ci sto provando. Ciao, Gollum. Stavamo scalando la torre quando è crollata tutta la torre, è crollata dritta nelle miniere. Ehi, quali miniere? Ci sono quelle gallerie dappertutto, passano sotto ogni cosa. Quando la torre è crollata siamo finiti là sotto. Non capisco, la torre è crollata. Come è crollata? Sai qualcos'altro? Ho trovato questo posto, una specie di rifugio. E quei segni sulla parete. E questa piccola croce di legno spezzata. E c'era il nome di Beth sopra. Credo che siano cadute là sotto e credo che Beth sia morta nella caduta. Ah, porca troia. Oddio, povera Beth. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno, però poi è crollato tutto. Em, sei viva? Oddio, sì, Mike! Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Wow. Chi può essere? Josh? Jess? Anche Matt? Allora, chi? Siete in 5, andate a controllare tutti insieme, forcottesi. Bene. Capito, io devo prepararmi al peggio. Sì. Se fossero le munizioni per quella cazzo di pistola. E quello con lanciafiamme? Suggerisci, io tengo d'occhio la porta, dammi la pistola. No, suggerisci. Sì. Apro la porta. Ci sei? Uh-huh. Pronto? Ehi, fallo e basta. Non ci sarà più nessuno. Se vuoi, tengo io la pistola. Non lo vedete? È lì! Testa di cazzo! È lì, cosa vuol dire? Non ci sarà più nessuno. Si vede? Devi aprire. Fermo lì. Non ti muovere. Fermo. Va bene. Ma tranquillo, vecchio. Ok, e adesso calmatevi. Ora andate là. Muovetevi. Devo dirvi qualcosa di importante.
Ok, questo sono è un personaggio nuovo completamente. Con cosa avete a che fare su questa montagna? Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero. Questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Questa montagna appartiene al Wendigo. Guarda, guarda il ciondolo che ha. Cosa proprio nativo. Ascoltiamo. Guarda il ciondolo di quello che abbiamo la scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. E non mi importa che ci crediate o meno. Però ho i miei motivi per togliervi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Shh, zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh, cazzo. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. Bene. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No. Vado a prenderlo. Non puoi andare là fuori. Dovrei essere il suo miglior amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua. Lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. Andare da solo è un suicidio. Va bene. Voi altri, scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai. Mi hai capito? Va bene. D'accordo. Va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Ma tu chi minchia sei? Sì, infatti non sono ancora capito. Tipo? Secondo me non è nativo, come hai detto, perché vedi il ciondolo. Sì. Perché anche questa cosa del Wendigo o qualcosa del genere. Oh! Parte contro quello che vuoi. Grazie a Dio che ci danno so un fucile. Come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. Io so come lo usa. Sì. Che ne sai tu? Fidati, lo so. Ti ha visto quando sparavi, fai schifo. Torna da noi. Torna da noi, che cazzo? Torniamo. Mi sono fermato. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Cosa c'è da sapere? Devi stare attento e fare come dico io. Tanto un fucile ce l'ho. Quindi, quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo? Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza. Che non la bruci. Che schifo. Cioè, stiamo facendo un gioco horror su questo assassino che dovrebbe ammazzare tutti, in realtà dopo alla fine vengono fuori queste creature, del Wendigo, e che cazzo sono, che cosa, e come se la sono fumata sta erba del vicino, perché non si è ancora capito. Umano. Cioè, hanno tipo degli orari. Cacciano solo di notte. Oh. Perché? Non gliel'ho chiesto. Penso che in effetti non lo mandare in merda. Dritte sui Wendigo? Come se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore? Lo sentono lo stesso. Niente del genere.
Non ti possono vedere. Se resti immobile, sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Sì, però ti sconsiglio di provarci. A meno che non abbia altra scelta. Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio! Prepara a staffarmi. Ora dobbiamo cercare Josh, potrebbe essere qui. Prima il Wendigo ti immobilizza e poi ti strappa la pelle da tutto il corpo, un pezzo alla volta, e infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. E tu lo sai come. Andiamo subito. Scena. Forse è ancora vicino. Tu può... Ragazzi, ci fermiamo qui per questo episodio. Fermo. Merda. Scappa! Presto, vai, ora! Porca troia, ma che cazzo! Indietro! Indietro! Porca troia! Dobbiamo andarcene! Oddio! Oh, cazzo! Ok! Abbiamo lasciato questi colpi di scena. Abbiamo fatto danni, bene. Ma che cazzo, lo sapevo! Fanculo. Ragazzi, da questo episodio è tutto. Ci sono state molte rivelazioni, tanti danni. Ma non è colpa mia! No, ho detto che è colpa sua, porca. Cazzo, troia. Cioè, ti dico, stai immobile da un momento all'altro che... Vabbè. Dal boss. E Gosh. È tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, è ragazzi. Morto il vecchio, alleluia. È morto il vecchio.